Comincerà lunedì 15 maggio a Sulmona il primo trofeo Franco Lattanzio ed Emanuele Anzini. Sarà un torneo di calcetto che vedrà in campo al Centro Sportivo Agorà in Viale dell'Agricoltura le rappresentative delle forze dell'ordine che giocheranno in memoria dei due carabinieri uccisi. Lattanzio, maresciallo capo di Pacentro, cadde nell'adempimento di un servizio di pace a Nassiriya nel 2006. Anzini, appuntato scelto sulmonese, perse la vita il 17 giugno 2019 a Terno d'Isola nel Bergamasco, investito da un'auto in corsa. Parteciperanno le squadre dei carabinieri, polizia penitenziaria, polizia locale, polizia di Stato, vigili del fuoco. Si partirà lunedì alle 19:30 con la sfida tra carabinieri e penitenziaria, alle 20:30 polizia locale contro polizia di Stato. Il torneo poi proseguirà nelle giornate di giovedì 18 maggio, lunedì 22, venerdì 26 e lunedì 29 per concludersi con la finale in programma il 31 maggio alle 19:30.